A breve partiranno Apollo ai parcheggi a pagamento, come deciso dall'amministrazione comunale guidata da Rocco Giuliano. Un progetto però che non convince il consigliere di opposizione Fortunato D'Arista, che teme per un danno all'economia dei commercianti del paese e propone un disegno diverso. Un provvedimento, quello dei parcheggi a pagamento e l'installazione dei parchimetri, che è stato adottato dalla giunta comunale, devo dire senza interpellare i capigruppo, senza interpellare le associazioni locali, senza interpellare i commercianti pollesi. A mio avviso questi erano passaggi fondamentali per dare la possibilità non solo a chi vive il paese ma anche agli altri gruppi politici di poter esprimere la loro opinione. Quando il provvedimento è giunto ovviamente in consiglio comunale, noi abbiamo sollevato le nostre riserve, le nostre perplessità. Ovviamente io non mi sottraggo al formulare delle proposte, che mi piace anche dare sempre comunque il mio contributo. Ritengo che se vogliamo veramente regolamentare il traffico veicolare, il parcheggio a pagamento andava regolamentato diversamente. Quantomeno un quarto d'ora, mezz'ora di parcheggio che poteva essere dato ovviamente regolamentato attraverso la sosta a tempo, usando il dispositivo del disco orario. E ovviamente dopo la mezz'ora chi vuole sostare poteva tranquillamente acquistare il gratta e sosta negli esercizi commerciali. A mio avviso questa era una soluzione praticabile che non comportava spese e che poteva essere utile anche per i commercianti. Ciò consentiva agli utenti di poter nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti, sostare al centro, effettuare qualche acquisto, le cose più veloci, anche consumare un semplice caffè, e se lo riteneva opportuno di sostare ulteriormente acquistava il gratta e sosta. L'installazione del parchimetro senza una minima tolleranza significa ovviamente disincentivare l'utente anche ad acquistare un solo caffè, si corre anche questo rischio. Quindi io ritengo che il sindaco e l'assessore Ramo, persone che sicuramente dovranno tenere in considerazione questa proposta o altre proposte che vorranno formulare commercianti o altre persone, dovranno rivedere questo provvedimento, dovranno tenere in seria considerazione le mie osservazioni.